Si chiama Via Vai, il programma di interscambio culturale tra Italia e Svizzera, che è stato presentato questa mattina nella sede del Consolato Svizzero a Milano. È presente anche l'assessore alle culture della Regione Lombardia, Cristina Cappellini. Assessore Cappellini, una collaborazione tra Italia e Svizzera anche sul piano culturale, tra i progetti di Via Vai ce ne sono tanti da questo punto di vista. Sì, un progetto molto ricco che avevo già avuto modo di visionare da tempo in un incontro anche con il console svizzero. Un progetto molto importante perché valorizza innanzitutto i nostri istituti culturali lombardi con una serie appunto di iniziative che coinvolgono il territorio e poi un rapporto stretto tra istituzioni, quindi tra Svizzera e Regione Lombardia, che va proprio nell'ottica di quella collaborazione transfrontaliera o comunque interregionale di cui abbiamo avuto un grande esempio importante ieri a Stoccarda con l'avvio della presidenza di Regione Lombardia delle regioni quattro motori d'Europa. Quindi mi pare che si vada proprio nel solco della collaborazione tra territori omogenei, affini e che possono condividere sempre più iniziative anche dal punto di vista culturale. A proposito del programma messo a punto ieri a Stoccarda per quanto riguarda la sua materia, si parte già da novembre il 27 con una sorta di, lei è stata chiamata contaminazione tra arte e scienza. Sì, diciamo che ieri è stata un po' la... è servito a fare il punto su quelle che saranno le iniziative che appunto da novembre in poi verranno incentivate. Il presidente Maroni ci tiene molto a questa stretta sinergia che diventerà ancora più forte assumendo noi la presidenza per un anno dei quattro motori e quindi abbiamo intenzione di ospitare in Regione Lombardia una serie di iniziative che vanno proprio in quella direzione, di cui la cultura sarà un elemento cardine. Si è parlato anche molto di audiovisivo in questa giornata a Stoccarda. Sì, la giornata precedente a quella diciamo della cerimonia di insediamento del presidente Maroni è stata dedicata alla cultura, in particolare alla cinematografia. Noi come regione abbiamo presentato tre video che narrano un po' la storia di Milano, l'antica Milano, ma anche la Milano moderna, quella che punta al futuro anche tramite Expo 2015. E poi abbiamo voluto appunto concentrare l'attenzione dei lavori della giornata sul settore del cine audiovisuale, che per noi in Lombardia è molto importante. Saranno però trascurate le tradizioni orali, perché nel programma della Lombardia c'è anche questo. Certo, assolutamente, quello è uno dei nostri punti di forza. Quindi puntiamo molto sul patrimonio immateriale, se ne parlerà anche oggi durante questa iniziativa e quindi per noi comunque la tradizione resta sempre alla base di tutto, guardando comunque al futuro e portando la tradizione nel futuro che ci aspetta. Ultima domanda, perché sta ancora facendo discutere il decreto cultura, lei ha fatto un appello congiunto con gli altri assessori della cultura lombarda al ministro Brai. Sì, proprio ieri abbiamo espresso questo comunicato congiunto, io con gli assessori leghisti e alla cultura, per manifestare insieme con una voce unanime il nostro disappunto verso tutta una serie di norme che incidono fortemente in maniera negativa sulla cultura lombarda o che comunque trascurano quelle che sono le istituzioni e le realtà virtuose della Lombardia. Noi non ci stiamo, domani lo ribadiremo al ministro Brai che sarà a Milano e speriamo che ci sia un ravvedimento operoso, perché altrimenti alcune nostre istituzioni rischiano di morire. Si parlava proprio alcuni giorni fa, l'attenzione è ancora molto alta sulle problematiche della Scala e del Piccolo, ma anche tutto il tessuto culturale lombardo va tutelato, perché in queste condizioni da Roma non è venuto nessun supporto, nessun interesse.